Ciao a tutti e benvenuti alla nostra rubrica settimanale su Snowflake. In questo video vedremo come collegare Tableau a Snowflake. I due prodotti infatti si integrano perfettamente l'uno con l'altro e ci sono notevoli vantaggi nell'utilizzarli insieme. Avremo modo di approfondire questo argomento in futuro, anche in alcuni articoli che pubblicheremo prossimamente nella nostra rubrica su Snowflake. In particolare vedremo come l'utilizzo congiunto delle due piattaforme porti in alcuni casi a migliorare le performance. Ma per oggi, per il momento, limitiamoci in questo video a vedere come collegare Tableau a Snowflake. Per prima cosa abbiamo bisogno di installare il driver apposito. Se andiamo nella pagina web di Tableau, dove sono presenti tutti i link ai driver download, e cerchiamo Snowflake nell'elenco, vediamo che le istruzioni ci rimandano a Snowflake per scaricare il driver ODBC apposito. Quindi torniamo su Snowflake, andiamo qui in alto su Help, Download e scegliamo ODBC Driver. Vado a scegliere questa versione per Windows. Nel mio caso vado a scegliere Windows 64 bit e l'ultima versione disponibile. Ora io non proseguo perché l'ho già installato, ma voi non dovreste avere problemi seguendo le istruzioni che compariranno a schermo, non dovreste avere problemi nello scaricare il driver. Io torno indietro e a questo punto non ci resta che fare una prova. Aprire Tableau. Allora andiamo qui nella sezione connessione on server, espandiamo tutto l'elenco e clicchiamo su Snowflake. Si apre questa finestra di dialogo che ci è già nota, è la stessa interfaccia a cui siamo abituati, connettendoci anche ad altri tipi di server. Quello che dobbiamo fare è andare a inserire qui l'URL del server a cui vogliamo connetterci. URL che andiamo a copiare semplicemente da qui, facendo attenzione a non selezionare la prima e l'ultima parte dell'indirizzo, ma soltanto questa centrale che comprende il nome account, la regione e snowflakecomputing.com. Quindi lo andiamo a copiare. Qui scegliamo il metodo di autenticazione e scegliamo username e password. Poi andiamo a inserire il nostro username e la nostra password. Clicchiamo su sign in. Ed ecco qui, abbiamo connesso il nostro Tableau a Snowflake. Osserviamo che qui nella colonna a sinistra c'è l'opzione di selezionare il warehouse da utilizzare. Ricordiamo che il warehouse su Snowflake è la risorsa computazionale che quindi fornisce il potere computazionale per eseguire le queries che invieremo da Tableau al database. È opportuno sceglierlo in base alla dimensione del database che andremo ad utilizzare e in base alla complessità delle queries che eseguiremo. Nel caso in cui non lo specifichiamo, Tableau userà il warehouse di default di Snowflake. In ogni caso, possiamo sempre cambiare il warehouse selezionato in un secondo momento. Ad esempio, se ci accorgiamo che la performance della nostra dashboard sta rallentando, possiamo cambiare il warehouse sostituendolo con uno più grande. Questo è proprio uno dei punti di forza dell'usare Snowflake e Tableau insieme. Infatti, l'idea è evitare di estrarre i dati e lavorare con una connessione live. Sfruttando quindi l'elasticità, la scalabilità dei warehouse di Snowflake per
eventualmente aumentarne le risorse computazionali e le performance, piuttosto che estrarre i dati, che può risultare particolarmente laborioso se lavoriamo con grandi moli di dati. In questo caso andiamo a selezionare un warehouse di taglia small, poi selezioniamo il database a cui collegarci. Scegliamo lo Snowflake Sample Data. Selezioniamo uno schema, vado a scegliere questo SF10. E a questo punto ci compare l'elenco delle tabelle contenute in quello schema, tabelle che possiamo selezionare e trascinare qui nelle canvas e in questo modo iniziare a creare il nostro data model. Per oggi ci fermiamo qui, vi do appuntamento al prossimo video. Grazie per averci seguito e a presto.